Amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video dal nostro studio virtuale. Pochi giorni fa abbiamo parlato di corse in discesa in un video, oggi parleremo delle ripetute in discesa. Importantissimo, per fare le ripetute in discesa, prima vedete il video sulla tecnica di corsa in discesa, vi metto il link qua, perché le ripetute in discesa possono essere un ottimo strumento allenante, per certi versi hanno anche qualche impatto sulla forza e sulla tecnica di corsa, non dico meglio delle ripetute in salita, però sicuramente l'impatto muscolare, essendo un lavoro di tipo prevalentemente eccentrico, è sicuramente più ampio. Ma se fatte con tecnica di corsa sbagliata, non rispettando i tempi di recupero, in stato leggermente infortunato o comunque di ampia stanchezza, con dolori tendinei, vedi tendine d'Achille, ma anche tendine rotuleo o altri tipi di infortunio, quindi vanno fatte assolutamente in salute. E se fatte senza esperienza di corse con dislivelli, pendii, quindi il vostro corpo, il vostro organismo non è abituato a gestire certi tipi di lavori, sono molto più i danni, anzi probabilmente saranno solo i danni e i benefici non ci saranno. Invece se state bene, volete fare un lavoro di forza importante, secondo me da fare soprattutto nel periodo di costruzione e preparazione generale, magari con un richiamino, senza esagerare nel periodo specifico, ma non troppo sotto gara, perché un lavoro muscolare di tipo eccentrico, eccentrico è quando due capi articolari si allontanano, quindi il muscolo lavora in allungamento. In questo caso, essendoci un forte dislivello, il muscolo va a frenare, ok? Quando è in allungamento, l'impatto è molto molto più ampio che è un impatto, scusate il gioco di parole, impattante, che quando siamo in spinta, ok, ad esempio nelle ripetute in salita, il lavoro di tipo eccentrico ha un ritorno dopo 3-4 giorni, un ritorno minimo, ma il ritorno vero e proprio c'è dopo una ventina di giorni, quindi bisogna tener conto anche di queste cose. Dicevo, è un lavoro che si può fare dal punto di vista del periodo di scelta, nel periodo di preparazione generale, di costruzione, abbinato ad altri lavori di forza, e va a migliorare la forza. Si può, con la tecnica corretta, lavorare anche sulla tecnica di corsa in discesa, può migliorare la stiffness e i tempi di contatto al suolo, proprio perché si lavora su tempi di contatto rapido, può avere anche, se fatto con l'intensità corretta, un impatto sulla potenza aerobica. Ok, quindi c'è da un punto di vista sia di forza che metabolico. Io lo abbino quando lo propongo a pochissimi runner, lo alterno a settimane a lavori di ripetute in salita brevi, vi posto qui il video dove ne parlo, e lo faccio veramente su pochissimi runner selezionati, non perché mi stiano più simpatici, ma proprio per quello che ho detto all'inizio. Vanno fatte con parsimonia, proprio sottolineo parsimonia, e solo in alcuni casi. Chiaramente sono un ottimo lavoro se uno lavora, si allena su trail, per trail, quindi, oppure su corse in montagna o fa tante gare collinari. Allora, in quel caso, dove la discesa è ben presente, inserire un certo tipo di lavoro con le ripetute di discesa può abituare di più l'atleta a sopportarle. Come si fanno le ripetute in discesa? Si prende una discesa al 20% di pendenza lunga 1 km e ci si butta a capofitto? No, sono ripetute brevissime. Ripetute che al massimo possono essere 100 metri, ma secondo me già un lavoro che sta sui 10 secondi, 10-12 secondi, quindi sui 50, 70, 80 metri, come in salita, 60, insomma una lunghezza così, può essere sufficiente. La pendenza non deve essere, proprio per i motivi che ho detto all'inizio, importante. 3-4% massimo, ok? Quindi una pendenza che si sente, che faccia girare le gambe. È fondamentale la tecnica di corsa e i tempi di recupero, quando ad esempio nelle ripetute in salita possono essere tra le varie ripetizioni, poi tra le serie magari di più, 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20,
In questo caso io consiglio, proprio perché è un lavoro eccentrico, di fare ampi tempi di recupero, ok? Anche 2 minuti e 30, 3 minuti. So che diventa un lavoro lungo dove c'è poco, dove c'è poca intensità, perché lavoro 10-12 secondi e poi passa un tempo molto ampio, però va fatto, ogni ripetuta va corsa in condizione di riposo, non è un lavoro sulla resistenza e di freschezza, perché tutti i lavori, prima di tutto di tecnica e poi a seguire di forza, dove si lavora su forza esplosiva, vanno fatti in condizione di freschezza. Questo cosa vuol dire? Che se devo fare le ripetute in discesa d'inverno mi devo anche un po' attrezzare, ok? Il mio consiglio è, magari, visto che tanto spesso consiglio di correre avendo un po' di freddo all'inizio, ma in questo caso coprirsi bene non sarà un problema perché non vi farà sudare troppo, visto la brevità della ripetuta. Allo stesso tempo, chiaramente va fatto un ottimo riscaldamento, in questo caso veramente ampio, seguito da qualche allungo proprio per prendere anche confidenza col tipo di lavoro che andrò a fare e anche tanta mobilità articolare. Finito le ripetute in discesa, io non consiglio altri tipi di lavoro. Sì, si potrebbe inserire qualche allungo in piano, ma onestamente è già stato un lavoro molto impattante che secondo me farsi 15 minuti di corsetta defaticante è più che sufficiente. Magari il giorno dopo, a seconda del runner, si potrebbe fare o un'uscita di corsa rigenerante, vi metto qui il link, o un'uscita di corsa lenta. Attenzione, scegliete bene il giorno in cui farle. Il mio consiglio è di farle distanti almeno 3 giorni da un altro lavoro qualitativo. Questo di solito vale per tutti i lavori qualitativi, in questo caso ancora di più. Quindi, esempio, se faccio le ripetute in discesa il martedì, il mercoledì mi faccio un'uscita o rigenerante o di fondo lento, a seconda anche di come sto, di come sono abituato, insomma, poi ricordiamoci che gli allenamenti sono sempre dovrebbero essere sempre super personalizzati e poi dopo, se voglio fare un lavoro di qualità, io aspetterei il sabato se non la domenica, se non anche la settimana successiva, soprattutto se sono nel periodo di costruzione dove prediligiamo ampi volumi e bassa intensità, per quella settimana potrebbe essere sufficiente questo tipo di lavoro. Quindi, attenzione, io vi ho dato alcuni consigli su come farlo. Non vi ho detto, scusate, quante, qui dipende. La prima volta che le fate, secondo me, se fate 2 serie da 4 ripetizioni, quindi totale 8 è più che sufficiente. Non andrei anche qui a fare grossissimi volumi. Chiaro che se lavorate su trail, potete fare delle ripetute di discesa tecniche, ok? Dove non vado solo ad allenare effetti, come dire, di forze metaboliche, ma vado ad allenare proprio la tecnica della discesa, della corsa in discesa sul trail, che è molto più complesso, e se fatto preparando delle gare collinari posso anche aumentare un pochino il numero. Però onestamente io non andrei mai a fare grossi volumi di lavoro, perché vi assicuro che i risultati ci sono anche con poche esercitazioni, ma solo in salute, con la tecnica corretta, nel momento giusto e con i giusti recuperi, sia all'interno della seduta che all'interno del mesociclo che state affrontando. Spero vi sia servito e buona discesa a tutti. Lasciate un like se vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!